vivere come lui e andare al talent show, sì, Space Music Show. Lucia Grimaldi, inviata di Indipendenti TV per Spazio Musica, oggi incontra Sal Da Vinci. Ciao Sal, benvenuto a Spazio Musica. Grazie per l'invito, grazie. Una delle mie canzoni preferite è sicuramente Mercanti di Stelle. Ti pensavo, come è nato il titolo di questa canzone e quali sono le stelle di cui parli in questa canzone? Ma più che altro è un inno alla vita, è un brano che mi sta particolarmente a cuore perché nasce come apertura di uno spettacolo che si chiamava Io più voi uguale noi, per la regia di Gino Landi, e la canzone che apriva appunto questo show teatrale che naturalmente è andato in giro per quasi 3 anni e mezzo. Questa canzone ebbe un successo dirompente e poi inevitabilmente cambiamo il titolo dello spettacolo, quindi anche una cosa curiosa. Se l'anno prima si chiamava in un modo, l'anno dopo in un altro modo, è un po' curioso. Hai parlato di teatro, tu sei molto legato al teatro, al genere del musical e al teatro sociale in modo particolare con Scugnizzi, ma anche con altri spettacoli, La Fabbrica dei Sogni. Ci tieni ad affrontare argomenti sociali attraverso la musica? Ma è uno stile di vita, è un modo di essere, ho sempre veicolato il mio pensiero, il mio modo di fare attraverso il teatro, o meglio un teatro musicale, raccontando delle storie del nostro quotidiano, a volte delle storie che erano un po' più vicine al mio modo di essere, naturalmente poi un po' romanzate, ricche di fantasie, ma alla base di tutto questo c'era un grande sentimento che in qualche modo cercava di portare nel cuore delle persone e nella mente una riflessione. Le canzoni poi aiutano pure a questo, la musica aiuta sicuramente anche terapeutica. In me il teatro ha la stessa funzione. Hai cominciato a cantare a 6 anni e recitare a 9 anni, una vita, un destino scritto nel mondo dello spettacolo, sei poliedrico, canti, reciti in TV, ma a quale ruolo sei più affezionato? Ma io ho debuttato innanzitutto, giusto una piccola correzione, ho debuttato nel 1976, avevo solo 7 anni e da quel momento poi non sono sceso più da un palco. E mentre per me all'inizio è stato un gioco istintivo, poi è diventata una grande necessità. E sono molto legato al teatro perché lo persevero da sempre ed è un luogo che mi permette di raccontarmi, è un luogo che mi permette di essere me stesso, di raccontare, se vuoi, anche la bella copia della vita. Adesso ti sblocco un ricordo e ti dico O Motorina. Qua siamo a Maddaloni, teatro Alhambra. Ti viene in mente qualcosa? Tu sì. Con tuo padre? Sì, quello no, è un film dell'83, se non erro, insieme a mio padre. Ed è stato, credo che sia uno diventato quasi un cult, perché continuamente in televisione da quasi 40 anni va in onda, e va in onda molto spesso, cioè almeno 2-3 volte a settimana lo danno le televisioni campane, quindi è un bellissimo ricordo tenero. Ed è uno spettacolo con cui tu sei stato qui a Maddaloni da ragazzo. Poi divenne, prima nacque come film e poi divenne poi uno spettacolo teatrale. Sì, ricordo benissimo. E visto che bel ricordo, un'ultima domanda, tu hai detto una vita senza amore è come un teatro senza spettatori. Assolutamente, è una cosa che confermo. Noi in qualche modo siamo fasciati dall'amore, forse nell'ultimo periodo siamo un po' miopi, siamo un po' magri di sentimenti, e forse nell'ultimo periodo viviamo una ossuefazione di una velocizzazione del tempo, cioè nel senso il tempo ha il suo tempo, noi andiamo più veloci del tempo, senza sapere spesso dove andare. E questo godi molto meno, o se godi in modo molto 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 così aleatorio, e quindi manca questo amore nel tuo siamo gocce di mare. Allora l'amore c'è,
L'amore c'è sempre, in tutte le cose che noi facciamo. Siamo noi che certe volte non ci fasciamo d'amore e reagiamo forse con un certo tipo di distacco. Ma l'amore ci sta, ti aspetta, quando vuoi lei sta sempre lì ad aspettarti. Ma noi facciamo tutto per amore. Forse sono cambiate le formule, forse sono cambiati i linguaggi, forse magari dobbiamo riappropriarci appunto di questo sentimento così nobile e alto, che non è solo l'amore tra un uomo e una donna, ma io parlo dell'amore universale. Dell'amore universale, ed è quello che tu canti anche nel tuo ultimo album, Gocce di Mare. Ma anche nell'album precedente ho raccontato le storie mie, le storie di tutti i giorni, le storie che ci girano intorno. Insomma, racconto quello che fotografano i miei occhi. Sempre, E c'è sempre l'amore. sempre. Sempre. Grazie a Sal da Vinci. Grazie a tutti voi, buone cose a tutti e buona vita. I sogni miei, sin da bambino che giocavo col destino e le viveva insieme a me. Diventi grande e scopri tante verità, una fra tante. I sogni non hanno l'età e continuo a domandarmi quale strada sceglierò. La mia vita mi risponde. Basta dare tutto quel che ho. Mi apre.
and Daniel Talent Show. See, Space Music Show.